Oltre ai vaccini, un valido alleato nella lotta al Covid sarà il caldo. È quanto dichiarato Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia della ASL di Pescara, intervistato dal collega Enrico Giancarli sulla pagina Facebook di Rete 8. Secondo il virologo, la stagionalità del coronavirus ci permetterà di riprendere fiato, portando avanti la campagna vaccinale, ma l'andamento dell'epidemia dipenderà sempre e comunque dai nostri comportamenti. Dobbiamo aspettare che faccia un pochettino più caldo, perché il peggior nemico di SARS-CoV-2 è il caldo, così come il peggior nemico di tutti i virus del raffreddamento. Il motivo in realtà dipende da noi, cioè dal nostro sistema di immunità innata, che ci difende dall'ignoto, nella fattispecie da un virus sconosciuto. Cosa fa? Va ad intercettare questo virus e non lo fa penetrare all'interno dell'organismo. Ora, questo sistema di immunità innata si è visto che funziona bene nei mesi caldi, mentre invece è parzialmente paralizzato dal freddo. In realtà questi virus poi si è visto che non scompaiono mai, ma rimangono latenti appunto perché riescono a sopravvivere a livello delle vie aeree superiori, riescono a diffondersi in maniera sintomatica, e questo è un sistema per traslarsi in un momento a loro favorevole, che è appunto l'autunno inoltrato. Anzi, precisamente il rinovirus, che sono i virus che danno il raffreddore comune, intervengono già a settembre, quindi nel precoce autunno, e scompaiono nell'autunno inoltrato, laddove sono proprio i coronavirus umani che danno il raffreddore comune che prendono il loro posto. Purtroppo, fra questi coronavirus umani adesso c'è SARS-CoV-2, che deve imparare a diventare buono, adesso è un po' cattivo, e ci impiegherà alcuni anni, grazie a tutte queste mutazioni. A fine settembre probabilmente saranno in tanti gli italiani vaccinati, e quindi abbiamo un fattore positivo rappresentato dal numero dei vaccinati, che piano piano tenderanno a costituire quella che è definita l'immunità di gregge. Secondo fattore che io spero sia positivo: se noi quest'estate riusciremo tutti quanti a comportarci in una certa maniera, quindi facendo circolare meno il virus, di conseguenza avremo in autunno e in inverno una quantità di malati sicuramente più bassa.